Torna il verde in piazza Salotto a Pescara, a grande richiesta dei pescheresi, a detta del sindaco Carlo Masci, che questa mattina ha illustrato il nuovo look della piazza più amata. Un intervento di riqualificazione dal costo di poco più di 100.000 euro, con una ventina di nuove essenze arboree tra palme e agrifogli, proprio come più di 20 anni fa. Di più non si potrà fare, anche se, sempre secondo il sindaco, ai pescheresi non sarebbe mai piaciuta particolarmente nemmeno la pavimentazione, ma quella non si può toccare e allora vada per una nuova piantumazione lungo tutto il perimetro della piazza. Ci sarà l'inserimento di nuovo verde, perché i pescaresi, da quando sono state eliminate le magnolie a Piazza Salotto, hanno sempre lamentato la mancanza di verde e oggi noi colmiamo questa lacuna con un intervento che sarà certamente orientato verso una piazza più green, nello stesso tempo lascerà il senso di piazza, perché le piante saranno inserite al contorno e si inseriranno delle palme e degli agrifogli in maniera tale da dare un senso molto più verde a tutto l'intervento di Piazza Salotto, collegato anche con quello che stiamo facendo a Piazza Sacro Cuore e a Corso Umberto, che è un intervento che riguarda la riforestazione urbana, perché i fondi sono fondi derivanti dal cambiamento climatico e stiamo investendo proprio sul verde nella zona centrale della città. Questo intervento si aggiunge ad altri interventi che stiamo facendo sul verde in città proprio in questo periodo, che ammontano a circa, in totale, compreso Piazza Salotto, 400.000 euro di nuove piante nella nostra città. Il nostro patrimonio verde sta aumentando considerevolmente, perché noi pensiamo che sia fondamentale questo, e Piazza Salotto è un gioiellino che inseriamo, perché i pescaresi questo ci avevano chiesto, una piazza più bella, dopo aver già fatto l'intervento sulla fontana a Piazza Salotto, dove ha riqualificato i portici, dopo aver riqualificato l'urban box e averlo reso funzionale e aperto per 365 giorni all'anno.